questi giorni stiamo festeggiando i 150 anni dell'Unità d'Italia e noi li vogliamo festeggiare ricordando non solo Garibaldi e Vittorio Emanuele o Cavour, ma ricordando Di Vittorio, perché pensiamo che la vera Unità d'Italia l'abbia fatta il movimento sindacale, in particolare la CGIL, il movimento operaio, perché se Garibaldi e Cavour hanno fatto l'unità geografica dell'Italia e la moneta unica, la lira italiana, chi ha costruito l'unità dei diritti, chi ha abolito le gabbie salariali, chi ha abolito le differenze di retribuzione tra nord e sud, tra uomini e donne, chi ha costruito la scuola media unificata, chi ha costruito il sistema sanitario nazionale, chi ha costruito il sistema pensionistico nazionale, superando le frantumazioni, i particolarismi, sono stati esattamente i lavoratori e le lavoratrici di questo paese che hanno lottato per l'eguaglianza e la giustizia. E allora noi questo vogliamo ricordare, che l'Unità d'Italia è stata fatta in larga parte come unità sostanziale dalle battaglie sindacali ed è esattamente questa che viene messa in discussione oggi, perché la Lega con i suoi attacchi rozzi e razzisti, con le sue sceneggiate, dice ma in realtà non è che metta in discussione l'unità italiana, chi la mette veramente in discussione l'unità italiana si chiama Marchionne, si chiama Confindustria quando attaccano il contratto nazionale di lavoro. Loro, sia la Lega che la Confindustria, vogliono mantenere lo scheletro formale dell'Italia, quella della Costituzione, dello Statuto Albertino, non vogliono l'unità d'Italia prevista dalla Costituzione Repubblicana, che non è solo un'unità geografica, è l'idea della nozione della centralità dei diritti dei lavoratori come punto centrale della civiltà di un paese. Questa è l'unità che viene attaccata. E allora i veri nemici dell'Unità d'Italia oggi non sono solo quelli che fanno le sceneggiate contro il tricolore, sono proprio quelli che appoggiano Marchionne, che appoggiano Confindustria, che sono d'accordo a demolire i contratti nazionali di lavoro. Ci sono molti sepolcri imbiancati anche nel centro-sinistra che a chiacchiere difendono l'Unità d'Italia e nei fatti la demoliscono. E allora noi questo vogliamo sottolineare oggi, che noi festeggiamo l'Unità d'Italia, ma che l'Unità d'Italia non è solo quella di Garibaldi e di Vittorio Emanuele, l'Unità d'Italia, quella vera, è quella nata nella Resistenza e costruita dal movimento sindacale, è l'Unità d'Italia che si basa sull'idea dell'eguaglianza dei diritti e sulla questione che i lavoratori hanno tutti gli stessi diritti in qualsiasi parte d'Italia vivano.